Buonasera, buonasera e benvenuti a Punto e Virgola. Possiamo dire oramai, la sfida è partita. Maurizio Buccarella del Movimento 5 Stelle, Antonio Capone della lista Verso Lecce, Luigi Melica, candidato sindaco per l'UDC e poi un'altra lista, ma vedremo se è questa la composizione, insomma, dell'alleanza. Moderati e Popolari insieme con Alleanza di Centro per Pionati. Maurizio Buccarella, per la prima volta il Movimento 5 Stelle si presenta a Lecce con un candidato sindaco. C'è stata qualche altra esperienza nella precedente tornata elettorale, ma in provincia, ricordo una per tutte, Nardò per esempio, ecco. Però nella città di Lecce è la prima volta che voi vi presentate. Sì. A proposito di quelle percentuali, vi accreditavano già intorno al 2,5%, non è questo il problema. Certo. Ecco, il perché della presenza di una lista per la prima volta, sì, nella competizione amministrativa per Palazzo Carafa, presenti a Lecce. Sì, intanto con riferimento a quel sondaggio condivido, come dire, la soddisfazione già espressa dal professor Melica del fatto di essere intanto presenti su un sondaggio commissionato da un'altra forza politica in assenza di alcuna, come dire, attività comunicativa concreta e di interesse della stampa per lo più nei confronti degli altri candidati che non siano appunto i due principali oggi assenti in questa trasmissione. Noi presenteremo una lista, colgo l'occasione per dire che il 27 marzo, martedì prossimo, faremo la presentazione ufficiale della lista ai media, ovviamente sarà invitata anche questa emittente, lo stesso conduttore se vorrà intervenire. Perché oggi è a Lecce? Perché intanto il Movimento 5 Stelle è una formazione politica nata nell'ottobre del 2009, quindi è la prima volta che abbiamo la possibilità di poterci presentare alle competizioni elettorali anche a Lecce. L'anno scorso a Nardò c'è stato l'esordio del movimento qui nel Salento con un ottimo risultato per il candidato sindaco e un risultato sfiorato per il raggiungimento del quorum per l'acquisizione di un consigliere nel comune di Nardò. A Lecce noi siamo presenti come testimonianza di questo movimento nazionale, che è quello ispirato da Beppe Grillo naturalmente, con delle proprie particolarità e peculiarità che probabilmente non possono essere condivise da alcun'altra formazione politica né altro candidato sindaco. Il sottoscritto si trova, diciamo così, a essere candidato sindaco non perché intorno alla propria persona si sia coagulato in uno spirito, come dire, leaderistico delle forze a sostegno, né perché la mia nomina è stata calata dall'alto o imposta da una segreteria di alcun tipo, perché come è bene che i cittadini sappiano, il movimento non è un partito, nel senso non è strutturato come un partito, non percepisce finanziamenti pubblici a differenza di tutti gli altri e non ha una struttura gerarchica piramidale del partito, che è la condizione base secondo noi per ridare quella speranza di voglia di partecipazione politica, quella voglia che sembra abbandonarsi, in riferimento anche agli stessi interventi che mi hanno preceduto. Peraltro trovo anche, se voglio, cioè senza voler ovviamente far polemica, però l'analisi, l'introduzione del primo intervento del professor Melica della presa d'atto della crisi di rappresentatività dei partiti, non vedo, cioè non capisco, almeno a me pare di percepire una contraddizione fra questo assunto e il fatto poi di prestarsi, pur come membro della società civile senza un trascorso politico personale precedente, in una struttura come quella della formazione che rappresenta, che è l'essenza partitica degli ultimi decenni, con nomi magari che possono mutuare nel tempo, con gli acronimi che cambiano, oggi UDC, ieri poteva essere parte della DC, domani sarà qualcos'altro, ma alla fine noi abbiamo capito che non cambierà un granché fino a che non riusciamo a smantellare questo sistema partitico. Per ottenere questo risultato occorre applicare un criterio che sembra essere sconosciuto ai più, alle forze politiche partitiche, il principio della coerenza. Cioè, se ci si lamenta delle difficoltà economiche e della crisi che si abbatte sulle fasce più deboli, e temo anche io che siamo solo all'inizio di una crisi economica che ci farà pagare un prezzo alto, allora coerentemente delle forze politiche responsabili dovrebbero far seguire alle parole, ai principi enunciati o evocati
gli atti concreti, che vorrebbe dire prendere posizioni chiare sull'abrogazione dei privilegi di quella che ormai viene definita la casta dei politici, rinunciare ai finanziamenti pubblici elettorali. Se si è contro le province non ha senso presentare liste alle consultazioni provinciali, perché usando una metafora, qui penso a Beppe Grillo, se si dice che si è contro lo stupro non si può andare a stuprare, altrimenti, come dire, questa contraddizione, alla fine, alla lunga, i cittadini si stanno accorgendo di queste cose, cioè la perdita di fiducia dei politici, volendo usare questo termine generico, con la consapevolezza che non tutti sono uguali, perché noi non commettiamo questo errore né ci va di essere additati come populisti o qualunquisti pensando di essere contro la politica tout court e dicendo sono tutti uguali. Magari ne parleremo meglio, vedo che i tempi della trasmissione impongono una cosa. Sì, anche perché c'è la pubblicità che è in causa. Pubblicità, subito dopo sentiremo il vicepresidente nazionale dell'alleanza di Alleanza per il Centro Perpionati, di Centro Perpionati. La peculiarità dei tre candidati sindaco presenti questa sera è che si presentano distintamente, no? Ma hanno in comune quella di voler essere distinti e distanti, per usare un'espressione già utilizzata, dai due poli, dal centro-sinistra e dal centro-destra. Allora io vorrei da loro comprendere anche qual è l'idea di città che ognuno di loro propone agli elettori in vista appunto del voto amministrativo. Cominciamo da Buccarella. Sì, e quindi almeno indicare uno, due, tre punti fermi del vostro programma elettorale, che immagino in buona parte sia stato già definito, che abbia bisogno di qualche giusto limatura, insomma. Sì, 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 e sarebbe anche giusto iniziare a parlare delle cose concrete dopo diciamo, tutte le disquisizioni di tipo, fra virgolette, politico, classico, di alleanze, di nomi e di quant'altro che magari possono spiazzare un po' chi ci ascolta. Allora, noi abbiamo un punto fermo nel nostro programma, nel nostro cavallo di battaglia, il primo punto è l'applicazione degli istituti di democrazia diretta anche nell'ambito locale, comunale. Allora, quando i miei competitori parlavano appunto della necessità del coinvolgimento dei cittadini, bene o male, di tentativi veri o presunti come quello del riferimento alla parte interattiva del sito del Comune di Lecce di recente attivata, in realtà sembra esserci questa sensibilità, molto spesso però, come dire, sempre annunciata a parole, ma magari dovremmo vedere se poi lo saranno i fatti. Noi proponiamo una cosa piuttosto semplice, senza avere la presunzione di aver inventato nulla di rivoluzionario, ma la cui applicazione sarebbe veramente rivoluzionaria, la città e non solo la città, ma l'intero paese cambierebbero. L'istituzione degli istituti dei referendum anche propositivi, oltre a quelli abrogativi, senza quorum, per esempio. È un aspetto, è una cosa che io stesso, che pure sono un operatore nel campo giuridico, non avevo mai pensato, perché consideri che abbiamo docente di diritto costituzionale, quindi lo so bene, per questo mi lasci provare a esporre per sì. Sentire quelle. Io stesso fino a pochi mesi fa, se avessi sentito questa cosa, referendum senza quorum, insomma, sarei stato, come dire, senz'altro scettico pensando... Oggi per la verità pensando... io ritengo che state pensando, voi candidati sindaco, più al batticuorum per accedere in consiglio comunale almeno con un consigliere o con due o con tre, perché il quorum questa volta si alzerà, insomma, sì, essendo 32 i componenti il consiglio comunale, il quorum per eleggere un consigliere comunale è più alto rispetto a 5 anni fa. Prego. A livello percentuale forse no, a livello assoluto probabilmente sì. Prego. Ho voluto scherzare un po' sul quorum. Su questo punto posso senz'altro dire che per quanto ci riguarda la cosa non ci preoccupa, non vi preoccupa assolutamente, perché noi siamo, se manderete uno, due, tre, quattro, noi siamo cittadini, non solo ci definiamo rappresentanti della società civile, ma noi siamo veramente cittadini senza alcuna precedenza
senza alcuna precedente attività politica, sì, sì, non abbiamo tessere di partito, oltre ad essere incensurati, che sono poi i requisiti per la certificazione della lista 5 Stelle. Ah, ecco, questo è un elemento essere... Sì, sì, sempre per quel discorso della coerenza, no? Perché, come dire, allora, se diciamo il Parlamento è diventato... parlando del Parlamento, il rifugio peccatorum anche di persone che probabilmente ricoprono quelle cariche. No, vabbè, parliamo del Consiglio Comunale. Infatti, volevo tornare alla domanda iniziale, però c'è tanto da dire. Però aspirazioni elettoralistiche, riempire la lista con portavoce, con riempilista, trovare accordi, alleanze, con chi che sia, né oggi. Farete una lista con 32 candidati voi? No, probabilmente, anzi, sicuramente no. Sicuramente no. Perché come dire... Chiunque può fare una lista, sì, ne può fare due, ne può fare tre, ne può fare 10 liste con 32 candidati. Noi sicuramente no. Noi in lista abbiamo le persone che, come me, buona parte di queste persone come me, hanno anni di militanza di strada, sui banchetti, per le lotte, per l'ambiente, per la trasparenza amministrativa, per la legalità, le marce per Borsellino, poi la diffusione della conoscenza delle pratiche virtuose della gestione dei rifiuti, dell'inquinamento, della qualità della vita e dell'ambiente. Questo noi siamo. Noi siamo cittadini che, non, capendo che non c'è più la facoltà di da parte dei partiti, io peraltro poi la frase senza partito oggi non l'ho detta, quindi non so da dove poi l'intervento diciamo del candidato Melica, oggi non ho detto mai senza partito, ho detto che bisogna smantellare questo sistema di partiti. Che boh, dico, su questa frase sicuramente il candidato Capone qui a fianco a me è d'accordo, ma io non ho mai detto senza partiti, ma l'adozione di referendum senza quorum, abrogativi e propositivi, gli obblighi che il Parlamento, così come anche gli enti a livello comunale, abbiano l'obbligo di porre l'ordine del giorno e discutere le iniziative di legge popolare firmate dai cittadini entro termini stabiliti, già questo basterebbe a calmierare notevolmente il potere assoluto che i partiti hanno negli ultimi decenni in questo paese. Dicevo, il referendum senza quorum, la prima volta sembra una cosa che disorienta il pensiero, perché uno pensa, abbiamo che fanno, vanno in 10 persone e votano per tutti. In realtà, e qui il professor Melica probabilmente mi potrà dare conferma, perché avrà probabilmente ci sarà interessato di queste materie. Allora, andando a vedere in ambito europeo, vediamo per esempio che i paesi dove i referendum prevedono un quorum minimo, che molto spesso è il 50%, ma può essere anche con in misura variabile, sono oltre all'Italia, la Polonia, la Repubblica Ceca, i paesi dell'Est Europa, mentre nei paesi dell'Europa quei paesi con i quali più spesso ci confrontiamo in termini sociali ed economici, la Francia, la Gran Bretagna, la Spagna, gli Stati Uniti, non esiste il quorum. L'esperienza diretta, la Svizzera di cui è bene parlare, e l'esperienza diretta dimostra che lì dove non c'è il quorum, la partecipazione popolare e l'informazione e la consapevolezza sulle conoscenze specifiche del quesito aumenta, proprio perché chi è per il no non può trincerarsi, come viene oggi in Italia, con un solito messaggio: andate a mare, ad esempio. Un altro istituto che sarebbe rivoluzionario, in America lo chiamano recall, cioè la possibilità all'eletto che nel corso del suo mandato, a differenza di quanto succede oggi in Italia, dal comune al Parlamento, la delega in bianco, cari cittadini, vi promettiamo questo e quello, ci mettete le X, poi fra 5 anni ne parliamo, perché nel corso dei 5 anni noi non dobbiamo dare conto a nessuno se non ai nostri capi di partito, se non garantendo la gestione del potere, sicuramente. Quindi voi prospettate, riusciamo a immaginare la possibilità che, quando leggiamo sulle cronache oggi, no, tutti ci scandalizziamo, in Puglia, in Lombardia, al comune, allora, di ladrocini, di corruzione, immaginate, cari cittadini, la possibilità di poter dire: ok, ti avevamo dato la fiducia, però adesso tu te ne torni a casa. Ora che una forma e un'idea di scelta con democrazia più partecipata, o partecipata in modo completamente diverso. Insomma. Istituti di democrazia diretta da introdurre negli ordinamenti nazionali e anche locali. In Svizzera lo fanno da centinaia di anni, chiaramente per una tradizione sociale e storica favorevole.
cioè favorevole in questo senso, sì, sì. Ma non solo lì, anche in Baviera, anche negli Stati Uniti. Noi vogliamo questo, basterebbe questo per smontare dalle radici di questo gigante d'argilla che sono i partiti, questa strapotere assoluto, questo strapotere assoluto e questa supponenza, come dire, è perenne illusione che dovranno trovare il sistema di autoriformarsi. Non lo faranno mai, non lo fanno oggi, quando parlano di privilegi, di crisi da combattere, di migliori programmi, di competenze, non iniziano da loro. Coerenza. Torniamo a parlare della città e sentiamo, io volevo comunque chiedere al candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, quindi non c'è questo problema del quorum per voi superato, ma nell'eventualità si dovesse arrivare ad un ballottaggio, che tipo di scelta farete voi del sì. Movimento 5 Stelle? Sì, faremo una scelta che sarà coerente, torno ancora a questa parola, nel senso che non riconoscendoci in una visione politica che prevede il solito ricorrere al principio del sì, comunque per governare bisogna trovare alleanze, bisogna fare compromessi, perché la politica è questo, l'abbiamo sentito forse credo anche oggi, cioè la condivisione dei programmi con le altre forze, però io non so, io mi chiedo le critiche che oggi sento muovere all'attuale amministrazione comunale, io la domanda che lei mi ha fatto la chiederei a loro, ma poi non arriverà anche per voi, non potrebbe arrivare per voi il momento in cui in un eventuale ballottaggio alla fine un accordo si trova? No, dico se non dovesse essere lei il candidato, perché insomma partite tutti alla pari, poi... Certamente sì, allora quindi coerentemente ci si dice, voi peccate, cioè possiamo sembrare sensato degli ingenui, no? Sperate di arrivare al 51% per governare, evidentemente non coltiviamo realisticamente questa aspettativa, perché noi, a differenza di ogni altra formazione, questo vale per Lecce come per qualsiasi altra città, il nostro obiettivo non è quello di entrare nel governo, ma è molto più modesto, perché non abbiamo questa aspettativa, ma in realtà è molto più ambizioso, perché la vera ambizione è quella di riuscire a cambiare il paese e il modo di vedere la politica. Quindi, senz'altro, rispondendo alla domanda, in caso di ballottaggio, il Movimento 5 Stelle, ogni singolo iscritto, innanzitutto simpatizzante, aderente, libero di fare quello che vuole, perché non vige alcun tipo di disciplina di partito, sicuramente non prenderemo alcuna posizione, siamo completamente neutri, perché se è vero che il dire che sono tutti uguali è una generalizzazione da non condividere, però noi vediamo queste formazioni politiche come rotelle del medesimo ingranaggio, che comunque devono appoggiarsi le une alle altre, e il bisogno delle coalizioni, se non peggio delle spartizioni, quando parliamo della politica, quello che spesso ci troviamo a vedere, di scambi di potere. Non crediamo più in questo sistema, fino a che noi cittadini rimarremo in questa gabbia mentale del non riuscire a immaginare una politica diversa da questa, staremo a parlare dei sondaggi, degli apparentamenti, non ci interessa.